scrive direttamente a mio nipote, all'esame di Maria, non si è fatto il mezzo non tu hai detto, e lo Spirito Santo, la voce di Maria, Gesù Cristo. Noi non abbiamo il privilegio di avere un angelo dello Spirito Santo che concepisce con Gesù il nome. Ma Gesù ha perpetuato la sua presenza nell'Eucaristia, quindi quella presenza che si entra dentro di noi. E lo dice lui, rimanete in me e io in voi. Non perché è un comandamento che se non fai per il fermo, se non lo diritti di male. Non so. Allora, quando si ripeta la nostra vita, perché noi abbiamo dato la nostra chiusura a lui, riusciamo persino a essere gioiosi per la situazione più drammatica della nostra vita, o perlomeno persone che non si scoraggiano. Vediamo persone capaci di sostenere gli altri, ma se il cuore è chiuso, chi sostengo se non sostengo neanche me stesso? Capite che allora la relazione con me ha a che fare con la nostra vita. Noi rischiamo di essere come quelli che hanno un banchetto di nozze e non toccano il pasticcino. Vogliamo scherzare, Dio ha imbandito una mensa che è la nostra vita. E che non dobbiamo privarci di tutto quello che lui ci vuole dare, semplicemente vogliamo rimanere con il cuore chiuso. Dunque la nostra vita non sono le cavolate che ogni tanto facciamo per le nostre debolezze. Il cuore chiuso. Quindi adesso faremo qualche minuto di assoluto silenzio.
guidare dallo Spirito, sarà l'espulsione del Santissimo. Vedremo in presa diretta la possibilità di vedere il cuore intorno del nostro cuore in tutto, non solo che la dice solamente. Chiaro, questo non sostituisce, infatti non ho neanche parlato di quelli che sono i nostri peccati, lì ci vuole la confessione. Sto parlando di tutto quello che ci fanno gli altri, che a volte noi crediamo, invece no, rimane in delirio tutta la memoria, e rimane lì e non se ne va. Affideremo tutto al Signore per fare esperienza. Guarire totalmente dalla chiusura del cuore. Poi possiamo capire perché dice la rivoluzione di vita dove la presenza di Dio penetra nel nostro cuore, da poi sempre ci rimane di capire cosa succede quando si esce, quando si vive, quando si fa il risotto con Dio nel cuore. È una roba incredibile. Poi provate a casa il risotto con Dio. Viene bene, ma ne sono più qualcosa sa. Parliamo in silenzio. Poi sarà l'esposizione di fare un canto. Trovate la posizione che vi vedete. Io vi consiglio di avere solo le orecchie aperte, andare con più chiudere gli occhi, fate come volete. L'importante è che ciascuno faccia questo movimento. Situazioni, condizioni, paure, frustrazioni,